L'esasperazione dei cittadini è tangibile. L'emergenza rifiuti a Napoli non sembra allentare la presa. Il presidente della regione Caldoro moltiplica gli appelli alle altre regioni, ma gli accordi non decollano. In strada marciscono oramai stabilmente 2.400 tonnellate, ma tarda ad arrivare l'annunciata solidarietà delle altre amministrazioni. Il sindaco Luigi De Magistris annuncia con un'ordinanza l'apertura di un nuovo sito di stoccaggio che si aggiunge ai 3 già individuati, ma anche l'ipotesi di trasferire all'estero la spazzatura. Una misura contestata clamorosamente dal Consiglio Provinciale di Caserta, che per protesta si è riunito proprio nel sito di Sant'Ammaro. Resta fuori dal provvedimento Sant'Arcangelo Trimonte per problemi strutturali e legati a un'ordinanza di sequestro preventivo dell'area. La provincia di Napoli ha varato una delibera sui ristori ai comuni sede di impianti di recupero e smaltimento, per Giugliano, Tufino e Caivano, sedi degli impianti Stir, per Acerra, sede del termovalorizzatore, e Chiaiano e Terzigno, dove ci sono le discariche fino al loro esaurimento. In città 30 persone hanno bloccato il traffico veicolare in via Campagna, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, per protestare contro la mancata raccolta dei rifiuti. Un gruppo di attivisti della rete Commons e di cittadini di Chiaiano, Marano e Mugnano ha inscenato invece un sit-in di protesta per dire no a eventuali ipotesi di ampliamento della discarica di Chiaiano.